Questa è la Pallamano Romagna che vi saluta. Si torna in Serie 1, un caloroso saluto da Carlo Dall'Aglio e dalla Pallamano Romagna appunto. Tutto pronto, pochi istanti all'inizio della prima giornata di campionato di Serie Gold di Pallamano maschile. Pallamano Romagna contro Cassano Maniago. Subito le formazioni per i lombardi guidati da coach Matteo Bellotti, i tre portieri col numero 12 Luca Monciardini con 99, Germano Albanini con il 93 Nicolò Riva, poi il numero 95 Riccardo Vicentin, il 67 Marco Borghi, 43 Ivan Salvati, il 27 Simone Labruna con il numero 29 Filippo Branca, il 30 Stefano Bassanese con il numero 81 Giacomo Visentin, il 77 il capitano Mattia Dorio, il numero 91 Giacomo Savini, 44 Usman Kabir, il numero 85 Federico Mazza, il numero 19 Gabriele Saitta. Per il Romagna con il 4 Cristiano Amaroli, il 5 Nicolò Fioretti, il 6 Tommaso Albertini, il numero 7 Giorgio Gregorio Mazzanti, il numero 8 Dario Chiarini con il numero 99 Rinaldo Ceroni, 10 Mohamed Essam, il numero 11 Filippo Gollini, 12 il capitano Fabrizio Tassinari, il numero 13 Claudio Lo Cicero, il 15 Alex Rotaro, il numero 18 Martin Di Domenico, il 20 Andrea Dall'Aglio, il numero 88 Ivan Antic, poi due portieri, il numero 16 Martino Redelli, il numero 22 Samuele Mandelli. In panchina coach Domenico Tassinari, è tutto veramente pronto. Per l'inizio della partita, a fianco a me per il commento tecnico, uno dei principali dirigenti della Pallamano Romagna, Fabio Bianconi. Benvenuto Fabio, un primo commento a pochi istanti dall'inizio del match e del campionato. Buonasera a tutti, buon campionato a tutti. Con grande entusiasmo siamo di nuovo su questo palcoscenico, speriamo di poter soddisfare il numeroso pubblico presente stasera qui ad Imola, con una partita che per noi non sarà facile, ma ce la metteremo tutto per onorare questo campionato. Inizia in attacco Romagna con Alex Rottaru, Gregorio Mazzanti, il nuovo arrivato Ivan Antic, cambiano ancora i tre, provano ad affondare, subito c'è il fallo. Attacca quindi ancora il Romagna, arancio blu in avanti, anticipa la trama offensiva e va in tuffo a realizzare con il numero 19 Gabriele Saitta, giunto dal Conversano con cui ha vinto lo scudetto e la Supercoppa insieme ai pugliesi, guidati dal Mordanese Alessandro Tarafino. Attacca intanto Mazzanti, va fino in fondo, c'è il palo, la riprende Antic, vediamo il doppio palleggio, quindi può ripartire, lo fa con calma il Cassano Maniago in mezzo al campo, non poteva che essere lui con il numero 91, la vecchia conoscenza Giacomo Savini bolognese. Allora fa girare la palla, scambia e c'è la rete del numero 85 Federico Mazza, che si presenta così capocannoniere dello scorso campionato. 2-0 per Cassano Maniago. Con Filippo Branca a sinistra,
ancora Savini. Massa prova ad andare in mezzo a tre, c'è la rete ancora di Massa, seconda rete, 0-3 punteggio. Ora dall'altra parte vediamo, c'è il fallo. Ricordiamo i due arbitri, Filonenko e Simone. Ivan Antic, rigorista per l'occasione. C'è la rete del croato che sblocca la stagione del Romano. 1-3 punteggio. Fabio, un primo commento: Romagna un po' contratto, ha lasciato un po' troppo spazio ai principali attaccanti lombardi. Beh, certamente sentiamo la tensione e l'emozione di essere a questo livello contro una squadra che invece è da anni che calca questi palcoscenici, e quindi un po' di contro, insomma, un po' di tensione ci sta tutta. Dall'altra parte abbiamo il miglior marcatore del campionato che ha fatto subito vedere di che pasta è fatto, quindi speriamo di scioglierci un pochettino con il proseguo della partita. Vediamo, intanto in Romagna perde palla, c'è un fischio arbitrale. Ceroni scambia con Antic, Rotaro, Mazzanti, dice lo stesso Ceroni. Si accentra, poi allora Mazzanti, il pallonetto, la traversa di Cristiano Maroli dall'ala. Praticamente 5 minuti giocati, attenzione a Massa. Ora Savini lancia e realizza Filippo Branca, 1-4 dopo 5 minuti di gioco. Vediamo, l'arbitro ammonisce. Il capitano Mattia Dorio. Può ripartire. Ancora la squadra di Domenico Tassinari, 45esima stagione da allenatore consecutiva. Rotaru, la palla viene, l'azione viene interrotta, può ripartire c'è il altro fischio arbitrale, l'arbitro Francesco Simone. Antic, finge il tiro, salta Rotaru, palla esce di poco, si deve sbloccare ancora l'attacco romagnolo. Savini, Massa, lo blocca Mazzanti, esce intanto Savini, o meglio va, tempo fermo. Pulizia della palla. Ora il giro sempre di Massa, Savini, salvati per il tiro e il gol di Gabriele Saitta. 5-1 il punteggio, 7 minuti giocati, in due su Ivan Antic. Si è presentato già in buona forma all'inizio della preparazione, desideroso di tornare a giocare in Italia,
in Serie 1. Ora c'è, vediamo l'arbitro che fischia e esclude per 2 minuti Usman Kabir. Superiorità numerica per Romagna, Fabio, in questi 7 minuti 15 secondi si è visto ancora poco il gioco offensivo della squadra di Tassinari. Sappiamo bene che non abbiamo un Mancini in attacco, quindi soffriamo il gioco prevalentemente a sinistra e a questi livelli un po' la cosa si paga. Sono un po' sorpreso per alcuni gravi errori di difesa che sono più frutto del desiderio di recuperare la palla, ma dobbiamo avere la giusta calma per poter fare il nostro meglio. La prima rete su azione della Romagna del campionato, Alex Rottaru. 2 Romagna, 5 Cassano Magnago, che ora attacca il bianco Amaranto. Savini, nazionale, dopo l'esperienza in Francia e in Spagna, torna in Italia e lo fa chiaramente da protagonista. Ora Mazza una botta sotto il 7, pressoché imparabile di Mazza, 6-2. Ricordiamo che la prima giornata vediamo il fallo sul tiro di Mazzanti, tiro da rigore, 7 metri, c'è il posizione del campo, ricordiamo 14 squadre al via, questa è la 53esima edizione della Serie 1 in quest'anno chiamata a Gold, 182 partite di regular season. Ivan Antic, tiro un metro sopra la traversa. Romagna non si è ancora calato completamente. Nello spirito di questa Serie A1, Serie Gold, attacca ancora Savini, Mazza, cambiano i due, prova a uscire Mazzanti a disturbare, ora la palla per il capitano Dorio. Cambiano gli esterni, Mazza si prepara, scarica e c'è il tiro e la parata, c'è la parata di Redelli, ma tempo fermo, 2 minuti di esclusione per Andrea Dall'Aglio e tiro dai 7 metri. Su cui si pone proprio Federico Mazza. Le finte e la rete. Già 4 gol per Mazza, sono passati 9 minuti 50 secondi, 7-2, gioca con l'extra player, entra Martin Di Domenico per mantenere la parità di uomini di movimento. Ora Rottaru, Mazzanti, lo vanno a pressare, viene trascinato a terra. C'è il fallo di Savini. Ceroni fa ripartire l'azione. Savini esce a disturbare sulla tre quarti. Ora anticipo, ancora fermato, c'è ancora il fallo. Rientra intanto in campo Martino Redelli, c'è il braccio alzato per il gioco passivo, viene annullato la rete non buona questa di Rottaru,
10 minuti 50 secondi giocati, si scambiano le posizioni, i tre esterni. La palla per il pivot Usman Kabir, che viene fermato dalla morsa dei difensori. 7-2 il punteggio. E c'è Savini che va in penetrazione, non può nulla il portiere, segna la sua prima rete. Savini, 8-2 punteggio, è pronto a rientrare. Parità numerica, entra Martin Di Domenico sull'ala sinistra. Parte sulla destra Antic, cambia con Ceroni, Mazzanti se c'entra, perde palla in Romagna, troppo confusionario in questo momento, c'è la rete di Filippo Branca, la sua seconda rete. Troppi errori nella costruzione del gioco, dunque la ricetta dello staff tecnico è quello di mandare in campo il capitano Fabrizio Tassinari in cabina di regia a dare ordine ed esperienza. Ora Antic, Mazzanti, Tassinari, ancora Mazzanti, si alza, poi scende con la palla e finalmente si sblocca. Gregorio Mazzanti, uno dei certi protagonisti di questa squadra e di questo campionato. Savini, la palla gira verso destra, qui torna in zona centrale, meno 6 per il Romagna quando ci si avvia a metà della prima frazione. Ora Mazzanti prova a uscire a disturbare, chiama lo schema, Savati rischia di perdere la palla, poi la perde, Gollini fa partire il contropiede a Maroli, in 2 contro 1 viene fermato. Ora con calma il Romagna può ricostruire l'azione. Antic per Mazzanti, carica su Tassinari, scambiano i due, adesso gli esterni provano a cercare il varco. Antic, Mazzanti prova nell'uno contro uno, va fino in fondo, la sua specialità. Si devono sbloccare i ragazzi di Domenico Tassinari. A quanto pare invece i ragazzi di Matteo Bellotti non hanno avuto nessun problema ad ambientarsi con l'inizio del nuovo campionato, hanno cominciato fin da subito a macinare il gioco. Ora prova a fare sentire la propria voce il pubblico di Imola, che per l'occasione è la casa della pallamano Romagna. E la parata plastica di Martino Redelli su Filippo Branca. Ancora in attacco Romagna. Antic prova. Ricordavamo 45 anni sulla panchina per consecutivi per Domenico Tassinari. Dall'altra parte l'esordiente come head coach in squadra senior, come Matteo Bellotti dopo tante esperienze come assistente. È giunto il momento per spiccare il volo con una squadra piena di talento. Ora intanto vediamo, c'è il gol ma l'arbitro annulla perché è stato il fallo precedente. Questo talento senza Alessio Moretti, a cui facciamo chiaramente gli auguri di tornare velocemente sui campi di gioco dopo un pesante infortunio e fuori tutta la prima parte della stagione almeno, speriamo di rivederlo quanto prima.
Ora Antic prova il passaggio filtrante, parte contropiede, uno contro uno, tira fuori, può ripartire, Branca può ripartire, Tassinari, Antic, la difesa di Cassano Magnago, storicamente è un muro. Entra in campo, fa il suo esordio in maglia arancio-blu, Mohamed Essam, un pivot egiziano appena arrivato alla corte di Domenico Tassinari. Ora vediamo il fischio, c'è un fischio arbitrale, il contropiede di nuovo su Branca che questa volta non sbaglia per il 4-10. Di nuovo meno 6, ancora 13 minuti prima dell'intervallo. Tacca, Tassinari, promozione in A1 arrivata con una cavalcata vincente, clamorosa lo scorso anno per i ragazzi romagnoli, culminata con la vittoria alle Final Six di Chieti. Cambi, rotazioni per il Cassano Magnago. Dopo qualche azione di riposo rientra Mazza. Ora Salvati ritrova la palla e segna un bellissimo gol. 4-11. Senti. Prova a accelerare, Antic, prova ad andare via, uno contro uno col portiere. Segna Ivan Antic. La sua seconda rete in questa partita. Ancora più 6 per il Cassano che ora gestisce con Savini, Salvati, Mazza, ora Salvini, prova 3 contro 1, il fallo di Essam. Sette metri ancora per Federico Mazza. Contro Martino Redaelli, traversa, gol. Cinque reti per il tiratore lombardo. Ora attacca il Romagna, la palla non gira con la solita fluidità, poi la difesa del Cassano impedisce i passaggi filtranti. Si prova Antic a sorprendere, la palla sbatte nel palo, la rimessa è nelle mani del Romagna con Essam. Sviluppa Fabrizio Tassinari, è già gioco passivo, deve tirare, lo fa Mazzanti, c'è già il contropiede, è la rete del numero 29 Filippo Branco, segna la sua quarta rete. Fabio, poco meno di 10 minuti, 9:30 esattamente, 13-5 per il Cassano, non il migliore avvio che ci si poteva attendere dalla squadra di Tassinari. Stiamo pagando l'inesperienza della categoria, loro sono
una squadra molto organizzata, appena perdiamo palla hanno il contropiede subito come prima soluzione, hanno un giocatore molto importante come Massa che nei momenti difficili tira fuori le sue doti e i suoi gol. Noi fatichiamo, abbiamo Antic non proprio al 100% come efficacia di attacco, abbiamo bisogno di essere un po' più pericolosi e andare alle conclusioni con più frequenza. Subiamo moltissimo la loro difesa e loro realizzano facilmente il contropiede, quindi questo purtroppo è l'ABC della palamano. Se non riesci ad impegnare adeguatamente la difesa, subisci i contropiedi e il divario si allarga. Speriamo di scioglierci un pochettino in attacco, perché è lì che stiamo soffrendo ancora di più che in difesa. Cassano Maniago, che non ha apparentemente nessun problema a giocare in questa categoria, essendo già da tanti anni con tanti giocatori di questa categoria, quindi è già subito un avversario molto impegnativo. È una squadra rodata, hanno riportato in Italia un giocatore importante come Giacomo Savini, quindi sanno bene come comportarsi in ogni occasione, cose che invece noi siamo ancora alla ricerca della nostra identità di squadra, almeno a questi livelli, diciamo. Poco più di 9 minuti alla fine, è entrato anche Claudio Lo Cicero a provare a dare la vivacità al pallonetto e la rete di Martin Di Domenico. Che accorcia, anche se sono 7 le reti. Un bel gesto tecnico quello di Di Domenico. Ora è in difesa soprattutto chi deve chiudere le maglie, Romagna. Ora Savini va in elevazione, c'è la deviazione. C'è la deviazione del muro difensivo, tacca stesso Savini, gira a destra, poi a sinistra, ammazza ancora Savini, scambiano i due, il tiro basso, c'è la parata a piene mani di Martino Redaelli. Lo Cicero, Cassinari, la palla viene persa, ma c'è stato un tocco. È stato il tocco, quindi è rimessa a favore, è stato un fallo. Con la rimessa a favore dei padroni di casa, Tassinari prova a accelerare, la palla arriva all'ala, c'è la parata. Di Nicolò Riva tra i pali. Sette minuti di intervallo. Un numero con una finta di alta classe proprio di Savini. 14-6. La palla viene gettata alle ortiche, riparte ancora Branca, vediamo il fallo. Vediamo il fallo, stanno decidendo i due arbitri sulla penalità. Due minuti al capitano Fabrizio Tassinari. Per l'intervento all'ultimo di Filippo Branca, su Filippo Branca, gli arbitri, ricordiamo, Francesco Simone e Filonenco, dai 7 metri, ancora Mazza contro Ridelli, il tiro e la rete. Entra in campo Tommaso Albertini all'ala destra.
prova a ruotare un po' gli effettivi. Ne ha diverse a disposizione di buon livello Tassinari. Ora Albertini, lo Cicero, Antice, non riescono ad avvicinarsi alla zona del tiro. Essam fa ripartire Antic, prova a caricare, lo scambio tra i due, la palla viene recuperata, Albertini ci mette la mano, intercetta con un ottimo movimento in diagonale, intercetta il passaggio. Gioca con calma, senza fretta, che sarà un maniago. Poi accelera con, vediamo, attenzione, è rimasto a terra. Due minuti a Martin Di Domenico. Dopo le pulizie del campo, Fabio, una squadra che appare ancora totalmente imbavagliata sia in difesa che in attacco. Sì, sì, assolutamente, i ragazzi sono al di sotto nettamente delle quelle sono le loro possibilità, è comprensibile contro una squadra esperta come il Cassano, nonostante sia una squadra comunque giovane, sono anni che sono qui, sanno benissimo come muoversi, come impostare le azioni di gioco. Noi scontiamo un po' di nuovo questa difficoltà ad attaccare la loro difesa, purtroppo ci mancano gli spunti che dovrebbero arrivare da Antic, lo vedo un po' bloccato, insomma non è semplice, ecco, dobbiamo fare queste cose qua, le cose semplici, il movimento per prendere in contropiede la squadra contro avversaria. Un bel numero di Tommaso Albertini, un suggerimento di Lo Cicero. Intanto nel frattempo il rigore, come avete visto, il rigore sbagliato da Federico Mazza con la traversa. Vediamo un altro time out chiesto da coach Matteo Bellotti sul 15-7 a 4 minuti e 23 secondi dall'intervallo. Un Romagna che erano anni che non vedevamo giocare così attanagliati, probabilmente la paura di affrontare un nuovo campionato. Difficilmente si riesce a capire la motivazione di una partenza così col freno a mano attirato. Abbiamo sicuramente una squadra giovane, abbiamo una media di 22 anni di età, quindi è comprensibile l'emozione di trovarsi di fronte a questo palcoscenico, il timore di essere non all'altezza della situazione blocca inevitabilmente la mano del giocatore, quindi dobbiamo solo scioglierci e trovare qualche soluzione di fiducia in modo tale da sciogliere tutta la tensione che credo ancora sia lì palpabile a tutti. 6 gol per Mazza, 4 per Branca, 2 per Savini e Saitta. Dall'altra parte sono 2 per Mazzanti e 2 per Antici, i migliori realizzatori. Troppo poco questo Romagna in questo video partito, ora c'è un errore di passi di Salvati, quindi palla regalata a Romagna. Riparte con Mazzanti, Fabrizio Tassinari in centro a dettare lo schema, Albertini, Antic, Tassinari, Mazzanti, Di Domenico, la toccano tutti, poi c'è il fallo su Antic. Dai,
palla buttata di nuovo alle ortiche. Tre e 10 in questo momento alla fine, più 8 Cassano. Che attacca con Savini. Riesce Kabir a dar man forte alla manovra. Massa finge il tiro, troppo largo per Salvati. Riparte Romagna, Sam lancia lungo, vediamo in velocità, c'è la rete di Claudio Lo Cicero. Che torna a segnare in A1. Ora deve prendere un po' di coraggio, il pubblico lo chiede. Un buon pubblico, c'è cioè la cavina, la palestra storica di Imola, abbastanza piena. Salvati intanto, la palla fuori, vediamo un altro rigore. Abbastanza discutibile direi. Però, però come diceva Bosco, quando è fischia l'arbitro è rigore. Rigore è quando arbitro fischia, quindi... Si è buttato Salvati con molta esperienza col fisico. Ora vediamo dai 7 metri. C'è la rete di Stefano Bassanese. Dopo l'errore di poco fa di Massa. Ora gira la palla velocemente, anche c'è una rete spettacolare sotto l'incrocio, la terza rete personale. Manca un minuto alla fine del primo tempo. Entrato in campo Simone Labruna. Ora Savini va fino in fondo, la parata di Redaelli, la recupera Branca che poi fa il gesto inequivocabile, con calma, mancano 35 secondi, palla in mano, l'ultimo possesso del Cassano del primo tempo, se lo gioca Savino, c'è Savini, c'è il gioco passivo, Savini allarga dall'ala, c'è la rete di Said. Il tiro all'ultimo istante di Lo Cicero, c'è poi il tiro da quest'altra parte, clamoroso, una rete spettacolare, incredibile, un tiro sotto il 7, sotto l'altezza della spalla dell'avversario, una grandissima, grandissima rete di Federico Massa. Intanto andiamo con i tabellini per gli ospiti, sono 3 reti per Saitta, 7 per Federico Massa, 2 per Savini, 1 per Bassanese, 4 per Branca, 1 per Salvati. Dall'altra parte il Romagna risponde con una rete per Albertini, 2 per Lo Cicero e Mazzanti. Uno a testa per Rotaru e Di Domenico, 3 reti per Ivan Antic. Un commento di pochi secondi alla fine su dove deve migliorare assolutamente per provare a ribaltarla in Romagna. Dobbiamo trovare un po' di entusiasmo su, come abbiamo trovato nel finale, per sciogliere l'emozione e la fiducia. Dobbiamo scioglierci completamente nel gioco, abbiamo bisogno veramente di trovare un po' di entusiasmo e speriamo che il pubblico numeroso possa aiutare i ragazzi in un secondo tempo difficile. Quindi qua dalla cabina di Imola è tutto per il primo tempo, il Cassano Maniago conduce 17-10 sulla pallamano Romagna. Restate con noi, sentiamo per l'inizio della ripresa.
Bentornati dalla palestra Cavina di Imola. Pochi secondi all'inizio del secondo tempo di Pallamano Romagna, Cassano Magnago Pallamano. 18-10 per i varesini. Non abbiamo ancora fatto, leggiamo la prima giornata di questa serie A Gold 2022-23. Oltre a questa partita, Fondi Brixen, che ha già visto la vittoria del Brixen nel pomeriggio, Merano Sassari, Secchia Rubiera Bolzano, Campus Italia Siracusa, Carpi Fasano e Conversano Pressano. Queste le partite odierne. Gli arbitri stanno completando le operazioni al tavolo. Si riparte con Mazza già a quota 7, Branca a 4, i principali marcatori ospiti Romagna, il migliore realizzatore al momento è Ivan Antic con 3. Si riparte con Riva Saitta, La Bruna, Kabir come pivot, Savini. Poi alla parte sinistra Mazza e Branca, per il Romagna Redaelli, Antic, Di Domenico, Gollini, Essam, i due pivot in difesa, Massanti e Albertini. Rischia di perdere la palla, l'arbitro non fischia, quindi continua il Cassano con un tiro molto alto di La Bruna. Antic, Massanti, che prova ad andare, allarga per Di Domenico, prova il numero e lo trova. Martin Di Domenico. C'è bisogno di tutto l'entusiasmo possibile. Per ribaltare una partita finora a senso unico, meno 7 per il Romagna che difende su Simone La Bruna. Ora Savini, Saitta, il tiro e la rete. Il 19-11 punteggio. Prova Albertini, ha parato di Riva, Di Domenico recupera la palla, ma c'è l'altro intervento del portiere nazionale azzurro, anche lui. Tanti giovani talenti, Simone La Bruna, che qua a Imola avevamo visto due stagioni fa in Serie A2 dimostrare le proprie qualità. Ora gestisce lui, poi scambia con Savini. Saitta, Bruna prova ad andare con un movimento, un cambio di direzioni importante, la sua prima rete in questa stagione. Essam fa ripartire la sua squadra, che si sposta sulla sinistra. Ancora 9 le reti da recuperare, rischia di perderla Antic. Massanti, cambiano i due, ora il capitano Tassinari. Massanti ha un muro davanti e non riesce a trovare l'illuminazione, il passaggio giusto, filtrante. Ora Savini, La Bruna, Albertini prova ad abbozzare una difesa alta su Massa, infatti non arriva la palla al tiratore. Savini si mette in proprio, poi la passa a Kabir che in tuffo segna, ma c'è fischio arbitrale che interrompe il tempo fermo. 26-35 da giocare.
vediamo le operazioni dei medici. Fabio Bianconi, una difficile anche commentare questo avvio di secondo tempo, praticamente è cambiato poco e nulla rispetto alla fine del primo. È vero, siamo ancora in difficoltà chiaramente con questa squadra, abbiamo bisogno di muovere qualcosa, soprattutto essere meno passivi in difesa. Adesso ho visto il cambio di difesa del nostro allenatore, che ha deciso di marcare fuori il giocatore Mazza, insomma, Mazza. Che è il più pericoloso. Chiaramente se stiamo ad aspettare che la partita si sblocchi da sola, è difficile che possa succedere, quindi abbiamo bisogno di tentare di trovare qualche energia e qualche soluzione diversa per rimontare l'incontro. Chiaramente loro hanno messo in campo un ragazzino che si chiama La Bruna, eletto il miglior giocatore alle ultime finali Under 20, quindi come dicevi loro hanno una squadra piena di talenti, molto giovane, e quindi è un avversario tutt'altro che semplice per noi. Davvero tutt'altro che semplice. Ora vediamo che è uscito dal campo per il colpo ricevuto, speriamo comunque nulla di grave. È entrato al posto di Kabir in difesa il capitano Mattia Dorio. Può ripartire il Romagna. Deve recuperare, 9 reti, deve fare un passo alla volta. Ora lo Cicero, Tassinari, forse trova un varco, poi si ferma. A palla Tommaso Albertini, che questa volta beffa il portiere avversario. Quattro minuti giocati, poco più. La Bruna gestisce, scambia con Savini. Poi perde la palla, l'arbitro fischia, può ripartire Romagna, palla lanciata contro la Gollini, ma Mazza è sul pezzo e fa ripartire i suoi con un'ottima diagonale difensiva, intuito il passaggio. Può ripartire Savini, che scambia con la Bruna, si scambiano le posizioni. Albertini prova ad escludere Federico Mazza, che ora prova ad entrare nell'azione, ma c'è Albertini su di lui, non può fare praticamente nient'altro. Ora c'è il fallo su di lui, 2 minuti a Tommaso Albertini, schiato dall'arbitro Filonenko. C'è i 2 minuti, quindi Romagna ancora uomo in meno. Fischiata, perdonatemi, non proprio condivisibile, tuttavia questo è. Trattiene l'avversario, lo abbraccia, l'arbitro decreta l'ennesima inferiorità numerica. Ora Saitta non perdona, segna la sua quinta rete. Lo Cicero Tassinari, anzi Sam riesce a prendere palla, tanto entra Maroli e dice Redelli per avere l'uomo in più in attacco, cioè essere in parità numerica. Ora prova Anti, c'è il fallo. Attacca ancora la Romagna con Di Domenico, Tassinari deve andare al tiro.
Arriva la palla sporcata dalla deviazione nelle mani di Riva, fa ripartire ancora la squadra bianco amaranto. Savini, ci ricordiamo ancora le sfide titaniche ai tempi del Bologna United, la squadra della sua città. Ora Branca segna, quinta rete per lui, più 10 per il Cassano Magnago, che ora prova a difendere sull'attacco. Lo scambio dei, si accentra lo Cicero sul passaggio di Antic, che prova a centrarsi in due su di lui. Difesa molto importante quella del Cassano Magnago, che impedisce praticamente tutte le azioni d'attacco. Ora il rigore, quindi il capitano Fabrizio Tassinari. La rete senza finte. Torna a segnare in Serie A1 dopo 5 anni il capitano. Fa su rigore una delle sue caratteristiche degli ultimi anni. Savini prova a rimettere un po' in gioco Mazza, guardato a vista. Ancora D'Albertini che è rientrato. Sull'attacco destro, poi non pesca il compagno in salto, quindi riparte la squadra di casa con Lucicio sulla sinistra, Tassinari con Antic che va in corsa, c'è il fallo, vediamo in due minuti di esclusione. Proprio di Federico Mazza. Meno 9, però c'è l'uomo in più per il Romagna che deve provare ad approfittarsene per cominciare la scalata che sembra ardua. Mancano 21 minuti e 30 secondi circa. Tassinari, Antic dall'ala, c'è il palo. Anche particolarmente sfortunata la squadra di casa, che non riesce a trovare continuità di gioco ma soprattutto di realizzazione, cosa che per tutta la stagione scorsa ha sempre funzionato perfettamente, Final Six comprese, ma evidentemente questo è lo scotto del passaggio di categoria. Tra l'altro contro una squadra veramente dotata. Ora riparte Salvati, Savini, cambiano i due, non trova il varco, va Saita dall'ala, c'è la rete su Mandelli che è entrato in porta. Saita è a quota, sale a quota 6 reti personali. Chiama lo schema Tassinari, lo Cicero viene strattonato da decisione arbitrale. Stando al metro arbitrale non poteva essere che l'esclusione per due minuti proprio per Gabriele Saita, che ricordiamo lo scorso anno ha alzato la Supercoppa e soprattutto lo scudetto a Conversano insieme all'allenatore qua di casa che conosciamo molto bene, Tarafino.
quindi al momento doppia superiorità per il Romagna. Cassinari, Cicero trova il varco, va in alto e segna. Meno 9, 19-30 da giocare. Albertini segue praticamente a uomo Federico Massa. Ora va a dare una mano dall'altra parte su Savini in centro. C'è il fallo, c'è l'infrazione, quindi può ripartire. C'è la rete di Martin Di Domenico che pesca la rete vuota. La porta sguarnita e segna la terza rete personale. Un lampo della Romagna che per la prima volta segna due reti consecutive in partita senza subirne. Praticamente 19 minuti alla fine del match, Romagna è tornato a meno 8. Potrebbe essere Fabio un buon viatico per questo finale di match. Ci speriamo tutti, speriamo che questa carica di questo bellissimo pubblico possa sbloccare veramente qualcosa nei ragazzi. Il cambio di difesa un pochettino ha arginato lo strapotere di Mazza in attacco, però è chiaro che loro, come sappiamo, sono pieni di ragazzi che sanno fare quello che serve nel momento giusto, quindi abbiamo veramente bisogno di una carica particolare dal pubblico e da dentro di noi per provarci, quantomeno per provarci fino all'ultimo secondo. Una palestra cavina particolarmente piena di tifosi, pronta ad appoggiare questa nuova avventura della squadra di Tassinari nel massimo campionato nazionale. Dopo il time out chiesto dal coach Bellotti, si può ripartire con il capitano Dorio. Ora Albertini, veramente marcatura box one su Federico Massa. Con l'uomo in meno ancora, c'è la parata su Savini a parte di Samuele Mandelli. Lo Cicero in velocità, cerca il varco, Antic, Tassinari, lo Cicero frenato da Salvati. Lo Cicero. Tassinari, ora Lo Cicero trova il varco e segna Claudio Lo Cicero, l'outsider del Romagna anche nella scorsa stagione, arrivato in punta di piedi, si è conquistato giorno dopo giorno la fiducia dei compagni dello staff tecnico. 16-23, tre reti consecutivi del Romagna quando mancano 17-35 alla fine. Ora il tiro e la rete che spezza questo break del Romagna, la rete di Filippo Branca. Il gol da pivot di Rinaldo Ceroni. Ancora 7 gol di distanza da recuperare. Parità numerica nel frattempo. Ora Mazza, Salvati, Salvini. Per fallo. 2 minuti.
minuti di esclusione. Protesta. Va a abbracciare Salvati. Claudio Lo Cicero, dopo una veemente protesta, l'arbitro ha deciso per l'esclusione, poi è andato ad abbracciare Salvati. Ora l'arbitro è chiamato dal commissario di campo, vediamo la decisione, due minuti. Dall'aglio in panchina, vediamo Tassinari che va a chiedere spiegazioni. Ancora dato la possibilità di rimettere in gioco, deve uscire Albertini, ha preso la panchina i due minuti, doppia esclusione i due minuti. Ora in pochi istanti si è ribaltata la situazione, il Romagna essere in doppia inferiorità numerica. C'è la rete dall'ala di Gabriele Saitta, 25-17. Allora, Romagna esce Mandelli intanto per far entrare almeno l'ala in attacco, essere un in meno. Tassinari, Antic, vediamo il fallo su di lui, la pulizia del campo chiesta dall'arbitro Filonenco. Meno 8 per il Romagna, 15-36. Chiaramente adesso inizia anche a esserci un po' di tensione verso il finale di gara, una partita che si sarebbe potuta minimamente riaprire. Ora intanto avanti segna la rete numero 4 personale. Meno 7, 15, poco più di 15 alla fine. Ora si difende in due in meno, si fa davvero fatica. Gli spazi sono delle praterie per il Cassano. Savini si infila, c'è la parata. C'è la parata di Martino Redaelli. Ora fa entrare, va a dare il cambio ad Amaroli. Bassanese contro Antic. È rientrato Lo Cicero intanto, Tassinari si va a buttare e segna la rete di totale esperienza. C'è bisogno come il pane per il Romagna delle invenzioni di Fabrizio Tassinari. Mancano 14 alla fine, Romagna è tornato a meno 6. Ora ci deve essere quello scatto d'orgoglio da parte della squadra di Tassinari per provarci. Salvati, Savini, c'è il braccio del passivo dell'arbitro, la parata col corpo in uscita di Martino Redelli che lancia i suoi
Qui c'è il passaggio di Antic, il contropiede di Savini che non perdona. Non perdona Giacomo Savini. 26-19. 13-10 alla fine. E Romagna è ancora lì. Ci sta provando a riaprirla con Tassinari. Antic. Lo Cicero, era ancora Tassinari, trova il varco, la deviazione, tiro d'angolo. Dai, Vinco, dai, 12-40, lo Cicero. Un numero molto importante di Antic che si libera dell'avversario ma colpisce il palo, la palla esce lateralmente, poi riparte il Cassano Maniago ancora sul più 7, prova a gestirla, è rientrato in campo con una fascettura Kabir e di questo siamo contenti ovviamente, e prende il suo posto in mezzo alla schieramento d'attacco degli ospiti. Ora Salvati, perde la palla il Cassano, la recupera Antic. Ceroni va di gran lena, è entrato di nuovo in campo Alex Rotaru. Antic, Rotaru, lo Cicero in due su di lui, Di Domenico a testa alta. A 11-20, meno 6. Il pubblico capisce l'importanza del momento. Undici esatti alla fine, Salvati, Gollini contro Savini, il tiro, la parata di Redaelli che sta diventando un fattore importante. Ora Mazzanti è entrato in campo anche lui, Kabir in contropiede, c'è la rete. Segna la sua prima rete, di nuovo più 7. Rotaru al centro dell'azione, Mazzanti, lo Cicero si scambiano, Rotaru prova il tiro e segna Alex Rotaru. 21-27 punteggio, 10 minuti. Ora Savini sta dando le indicazioni ai suoi compagni, scambia le idee con Mazza, si passano la palla sulle tre quarti, anche questa è esperienza, far perdere dei secondi, ora rischia di perdere la palla arriva a Kabir, c'è il tiro, vediamo il tiro. L'esclusione per due minuti a Filippo Gollini. Proprio nei momenti in cui Romagna stava provando a rientrare. È sempre stata sostanzialmente fermata per queste esclusioni. Ora c'è da asciugare il campo, il tempo è fermo, 9:35. Più 6,
per il Cassano Magnago. Cassano Magnago che va a tirare dall'ala destra con Saitta, ma c'è ancora un intervento prodigioso di Redelli. Dicevo, Cassano Magnago che ha un dolce ricordo per il Mordano, quando nel 2008 proprio al Palatacca andò a conquistare lo scudetto under 18. Ora attacca con Ceroni, lo Cicero, passaggi sempre ad alta velocità, l'unico modo per scardinare la difesa, che però riesce a intercettare la palla, non parte contropiede, con calma di Amaranto. Si sentono sempre più vicini al successo. Ora attacca con la rete di Kabir, la sua seconda rete, molto pesanti le sue reti, le ultime due della sua squadra. Mancano 8 minuti e si è tornati almeno 7. Una finora decisa prestazione, perché la rete di Lo Cicero, una decisa prestazione fino a questo momento della difesa del Cassano Magnago, che si conferma molto importante. Parità numerica intanto, ora Savini. Salvate Savini, ora c'è il braccio del gioco passivo, deve accelerare le operazioni per il tiro e segna una rete clamorosa sotto il 7. Ivan Salvati, la sua seconda rete, rischia di perdere la palla, non ne approfitta in maniera corretta il Cassano, ancora nelle mani del Romagna, ora con Rotaru che scambia con Antic, che è appena rientrato al posto di Cicero. Mazzanti, Antic e Rotaru sono i tre esterni in questo momento, la squadra di Tassinari. Ora fischia un fallo in attacco. In Romagna Fabio ci sta provando, poi in determinati momenti c'è qualche errore che impedisce un reale avvicinamento. Sono errori di generosità, sono errori di qualcuno che sta provando a scardinare un po' la situazione. Bellissima azione intanto che ha visto Savini segnare un gol al volo. Chiaramente la differenza in campo si sta vedendo, i ragazzi si stanno impegnando. Ci siamo un po' scossi diversamente rispetto all'immobilismo del primo tempo, però al momento questo non è sufficiente per risalire la china. Peccato non aver iniziato così, perché nonostante insomma il pesante risultato in questo momento, oggettivamente stiamo mantenendo le distanze, quindi vuol dire che se avessimo iniziato diversamente la partita ce la saremmo potuta giocare in maniera diversa. 5-15 alla fine, Rotaru per Sam che finisce a terra, c'è l'arbitro che fischia a parlare Fienco con Simone, vediamo la decisione, 2 minuti di esclusione per Kabir. Uomo in meno per gli ospiti, 5 minuti, 6 secondi,
Cassano è venuto a Imola per portarsi a casa i primi punti della propria stagione, sta portando a termine l'obiettivo, ci si mette ancora il palo contro Albertini, 4,50, 8 reti, comincia a essere un nemico il tempo per il Romagna, soprattutto se anche il palo ci si mette di mezzo, nonostante l'uomo in più. Ora prova la difesa del Romagna a sfruttare il vantaggio numerico. Due minuti di esclusione anche per Mohamed Essam. Quattro e 15, più 8 per un Cassano Maniago che ora è in piena gestione, ha sofferto qualche minuto fa un break soprattutto morale ed entusiasmo dei padroni di casa, ora sta provando a fare un po' di spettacolo, ma perde la palla con la coppia Saitta Dorio. Ora il tiro, c'è lo sfondamento di Rotaru e la pulizia del campo. 3:42, ancora tempo fermo, si sta allungando anche perché un'umidità clamorosa, un caldo veramente pesante e quindi ogni caduta c'è sicuramente da asciugare il campo per evitare problemi. La Bruna, Salvati, Savini a metà campo, a metà dell'azione d'attacco, a gestire la palla, la Bruna, Dorio. La Bruna trova il varco, c'è la parata col piede di ritorno di Redelli, poi prova Antic ad andare in contropiede ma sulla fascia c'è il tocco di Capitan Dorio che alla fine permette alla squadra ospite di avere ancora la palla in mano a 2:40 su più 8. Ora sta cominciando lentamente ad abbassarsi il sipario su questa prima giornata di Serie A Gold qua alla Cavina. C'è ancora la parata di Redelli che poi non arriva sulla ribattuta del capitano che segna la sua prima rete in questa partita. Vista la reazione della Romagna nel secondo tempo, Fabio, è anche ingiusto a questo punto il meno 9 a due minuti alla fine. Beh, il risultato del campo dobbiamo accettarlo, è vero, avremmo potuto sicuramente fare meglio e avere diciamo così qualche spunto in più, qualche gol in più sicuramente. Dobbiamo avere fiducia e dobbiamo continuare a lavorare con questo entusiasmo, con questo bellissimo pubblico che oggi sta facendo da contorno e che io personalmente mi auguro di poter vedere ad ogni partita prossima, perché se oggi le cose come sembrano sono destinate ad andare per il meglio, ci saranno invece momenti in cui avremo necessità di avere il sostegno di tutto il nostro pubblico come oggi per partite forse un po' più alla nostra portata, ma io mi permetto di dire anche in partite in cui noi potremo essere un po' più noi a livello di questa categoria e poter diventare una vera e propria outsider del campionato, questa è la speranza. 1:16, titoli di coda vicinissimi,
su questa partita. Meno 9 per il Romagna. Ora in campo per la squadra di casa anche Fioretti. Due minuti di esclusione per Amaroli. Quindi Romagna finisce la prima partita di questa serie a Gold in inferiorità numerica. Mancano 55 secondi. Questa partita ben poco da raccontare ancora. Se non la rete. Di Bassanese, la sua seconda rete. 28 secondi, uomo in meno, meno 10. Fioretti, Antic. Fioretti prova la botta, palla è alta, 18 secondi. Finisce sicuramente qua la partita. Supra passeggiando la metà campo. Un ottimo Cassano Magnago, che è venuto qua a imporre la propria classe, il proprio talento, la propria forza, e giustamente conquista i primi punti del proprio campionato vincendo 32-22 sul campo della Pallamano Romagna. Fabio Bianconi, un commento, ormai l'abbiamo già fatto in vari modi, un breve commento conclusivo su questa partita. Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti al Cassano, che ha dimostrato di meritare ampiamente la partita, giocando una bellissima partita sia in attacco che in difesa. Per quanto riguarda noi, ripeto di nuovo le cose che ho detto già in partenza, avremmo dovuto avere un approccio alla partita come nel secondo tempo, dove abbiamo dimostrato comunque nel bene o nel male di poter tenere il campo e non vedere allargato ancora il divario tra le due squadre. Purtroppo così non è stato. Cerchiamo di guardare avanti con serenità, con la possibilità di soltanto che abbiamo di crescere. Siamo la squadra più giovane del campionato, dobbiamo fare affidamento alle nostre forze per venirne fuori nel miglior modo possibile. Finisce qua con la giusta festa degli ospiti e il giusto anche tributo agli Arancio Blu dei tanti tifosi presenti qua a Imola. Il tabellino con Saita e Mazza 7, 4 per Savini, 2 per Kabir, 2 anche per Bassanese Salvati, 1 per La Bruna, 6 per Branca. Per quanto riguarda la squadra di coach Matteo Bellotti, per il Romagna sono 2 per Albertini e Mazzanti, 1 per Ceroni, 2 anche per Rotaru e Tassinari, 5 per Lo Cincero, 4 a testa per Ivan Antic e Martin Di Domenico. Si chiude quindi la prima giornata di Serie Gold. Il Romagna perde 22-32. Si ringrazia Carlone Magno Production per la realizzazione tecnica. Da Carlone Dall'Aglio è tutto, al prossimo appuntamento.